Buongiorno e benvenuti in questo nuovo vlog. La gioia fatto cane. Sì, è praticamente la fotocopia del padrone, cioè di Daniele. Comunque, noi stiamo per andare con Enya a prendere mia madre, poi Enya si fermerà al negozio con Daniele. E sarà con lui perché Enya spesso va al lavoro con Daniele, se la tiene lui, solo che stamattina non poteva e quindi la lascerò io e dopodiché andremo a cercare una teglia. La troveremo, lo scopriremo durante o alla fine di questo vlog. Quindi l'accompagnerò e con la scusa che fai non giri e vedi cose sfiziose e che fai? Cioè voglio dire, ti privi dell'opportunità. Poi oggi è una bellissima giornata, quindi vado così mi prendo un bel po' di sole e mi ricarico e poi tornerò a casa e nel pomeriggio sono libera, mi metterò a preparare la frittata fornata perché tantissimo tempo non lo faccio, ho delle uova in frigo che devo consumare e quindi farò questa fornata. È un piatto che a noi piace tanto, a noi non piace più la frittata fritta, cioè nel senso la mangiamo ma non troviamo differenza con Daniele. Se riesco io ho un cipollotto pure da consumare, magari me lo faccio col cipollotto. Vediamo. Questo è quanto. Ma a pranzo non so cosa mangerò. Quando torno scongelo qualcosa. Ho un sacco di sughi preparati, quindi any problem. Io scappo che sono come sempre in ritardo. Signorina, andiamo? Vai. Hop. Fatti mettere questo guinzaglietto, sì. Ogni volta, sì. Facciamo tipo in corro. Bella. Grazie, grazie, Enya, grazie. Per pranzo i ceci della mamma con il metodo però della suocera che frulla una parte di ceci e fa la cremina. Quindi un mix perfetto di tecniche e di modi di cucinare. Ho appena uscito le patate per fare la mia frittata fornata e mi è venuto in mente di dirvi questa cosa. Io le ripongo in uno scatolo, ok? Così scatola d'avete ovviamente pulito per bene, le metto qua dentro, infatti c'è un po' di terra e l'hai trovato il petrolio anche questa volta? No? Ok, ritanto, sarei più fortunata. Va bene, ogni volta che prendo la fotocamera in mano. No, ma davvero? Mi prendi in giro? Guarda. Ma tu sei una monella brutta? Guarda, mi ride quando guarda così con gli occhi. Sei monella. Sei una monella brutta. Va bene, dicevamo, torniamo a noi. Ho uscito le patate e mi sono resa conto di questa cosa. Queste patate ce le ho in quello scatolo da più di 2 settimane, penso anche 3 settimane, e non si è fatto neanche un giglio, quei cosi che escono da qua, ecco. Quindi direi che, come puoi vedere, funziona come metodo. Eccomi qua, finalmente ce l'ho fatta a sedermi un secondo a lavorare al PC se riesco a fine lavorare, anche se sono già le 18 e tra un po' devo riuscire.
per farmi vedere quello che ho comprato, perché è vero che dovevo accompagnare mia mamma, ma io lo so che quando accompagno lei a comprare qualcosa, poi alla fine compro sempre. È sempre un problema per me, perché io in questi negozi che hanno cose, articoli per la casa, trovo sempre qualcosa da portare a casa che mi serve. In effetti mi mancavano delle cose, qualcosina. Ho preso i sacchetti cookie, gelo, il formato medio da 20 pezzi, perché lo utilizzo a volte per posare la carne o se compro il salmone affumicato lo trovo in offerta, io lo amo molto anche con un po' di prezzemolo e olio, lo metto in questi sacchetti e lo surgelo oppure lo uso anche per la pasta, quindi lo prendo e ripongo le cose là dentro. Poi ho preso questi bicchierini di carta, sono 50 bicchieri, li ho pagati 89 centesimi. Perché spesso mi mancano le tazzine, in quanto non attacco subito alla lavastoviglie, ne consumiamo di più del dovuto e quindi utilizzo questi qua. Adesso ne fanno pochi di plastica, li fanno tutti con questo materiale. Dopodiché ho preso il coperchio, un coperchio per le mie pentoline. Perché ne ho più di una pentola? Questa è una prova, infatti, se va bene poi vado e ne prendo altri. L'ho pagato 2,50 euro. Qua c'ho lo scontrino, in modo che per questione di fedeltà, no, scherzavo, 2,90. Promab si chiama la marca, perché i coperchi delle mie pentole mi hanno tutti abbandonato con i pomelli. Ho provato a metterli, ne ho comprati tutti i tipi, in tutti i posti, ma non ha funzionato. E quindi come finisce? Che ogni volta rimangono questi coperchi bruttissimi. Guarda, questa povera, povero set di pentole, mia mamma me l'ha regalato con tutto il cuore, l'ha pagato anche abbastanza, ma è una di quelle situazioni in cui anche se le cose le paghi tanto, non rendono. Ho preso tre novità. Dunque, partiamo dalla prima. Questa in realtà è di mia madre. Ecco, però me lo sono portata a casa io. Perché volevo sentire il profumo, l'avevo sentito. Questo Nelson è nuovo. Cioè, io non l'avevo mai visto. Nelson cristalli di sale. Così, è azzurrino. Non so se sembra blu, ma in realtà è azzurrino. Colore proprio. Dunque, avete presente il Badidas? C'è un Badidas, quello nero. Mi ricorda quello. Compratelo e fatemi sapere, secondo me sa di Badidas. Quindi il Nelson che sa di Badidas, quello azzurrino è nuovo, ha cristalli di sale, ha cattato e villo, era in offerta e l'ha pagato poco, ma non l'ho pagato io, quindi qua non c'è scritto giustamente, perché lo scontrino di mia mamma, c'è la mia mamma. Ho preso questo, è un rotolo di 200 sacchetti, molto grandi. Ora non so se questa marca in effetti è buona come quello che avevo, perché avevo un rotolo di sacchetti, sempre 200 sacchetti, che mi è durato più o meno un 3 anni e mezzo. E poi ho comprato due cose belle, più che altro buone secondo me. Cioè, uno non lo so per niente, l'altro sì perché l'ho già aperto, perché non ho resistito. Questa, il Topaz, sembra che qualcuno si è spruzzato un profumo da donna, non lo so, di sopra. È delicato e c'è quasi vicino all'ambra che utilizzo io, ma un po' più profumoso di profumo di donna. Come si può dire? Non te lo so spiegare. Comunque, è buono, è buono, è buono, ragazzi. Fantastico. E la commessa mi ha detto, ma se l'hai provato, com'è? Dicevo, guardi, l'ho sentito, è buono. Allora me lo prendo sulla fiducia. Sono stata influencer di una commessa, ragazzi. Ognuno ha il suo campo, eh. Quindi, l'ho preso e l'ho già spruzzato e anche in questa stanza spruzzato in questo momento ed è un profumo che mi rilassa tanto. Sempre rimanendo in tema di profumi e soprattutto di ambra, ti dico che ho visto le candele che ti ho messo, penso alla ripresa, se il telefono ha collaborato, cosa che non lo so. E perché c'erano delle candele troppo carine, ma non le ho comprate? Non le ho comprate perché io ho ancora una Christmas cookie da consumare che ho metà giara. Ho l'altra della Yankee Candle, giara grande, sempre giara grande anche la prima, che è mela e ho qualche nota di cannella, quindi da consumare. Ho questa piccolina qua nella scrivania che ti ho fatto vedere l'altro giorno, quindi non volevo comprare altre candele, però quella era troppo carina, non veniva neanche tanto, veniva 1 euro e qualche cosa. Era troppo carino il bicchiere, che mi diceva che la candela, ora non mi ricordo, crea la giusta atmosfera, mi ricordo adesso. Penso che tornerò a prendermela. Ma il problema era uno, che la frase che mi piaceva non era associata al profumo che mi piaceva. Io non amo molto il profumo, solo della cannella. Ed era fortissima quella candela che aveva quella scritta che mi piaceva. Quindi sai che farò? Mi prendo un bicchiere e mi faccio la stampa io e me la applico. Faccio prima, secondo me. Cioè, tutto sto giro, praticamente. Alla fine ho preso lui. Accanto c'era lui. Cioè, era più di uno.
Ed è un profumatore. Aspetta che abbassiamo questa cosa così, vedi, allora vedi un pochettino. Diffusore per ambienti all'ambra, Ambra Romance si chiama. Ed è il classico diffusore con gli stecchini, presente? Stecchini? Me lo sono buttato sulla mano. È buono. Certo, ma levatemi lavo la mano, guarda tutto sulla mano. Cioè. Vabbè, non sono riuscita a toglierlo, quindi ho lasciato. Un euro, male che vada, l'abbiamo perso. Ambra Romance, freschissimo è la marca. Vabbè, questo era tutto quello che ho comprato. Ho pagato in tutto un 15,20 euro. Mamma mia, mi sono... Ma pure sui sacchetti è finita. Ma si può? Ah, sulla scrivanina. Beh, tutto profumato, tutto di ambra. Vabbè, comunque, volevo approfittare un attimo di questo angolo così molto relax di confronto, oltre che di acquisti, anche di cose che accadono, che l'altro giorno mi è successo che mi è arrivato un commento. Non mi è arrivato solo a me, perché poi mi sono confrontata con altre persone e ho saputo che è arrivato anche a qualcun'altra, di una persona che ti metto uno screenshot qua accanto, la foto, spero che me la faccia mettere. La frase diceva, con una parola abbastanza volgare, puntini puntini, quanto sei brutta. Ma ora io non è che voglio dire, io non mi sento bella, questa cosa si è capita, penso, no? Ecco, però penso che il problema non è quello che mi è stato detto, il problema è che lo dice a me e personalmente a me non me ne frega niente. Ma non perché non è una cosa che reputo mi appartenga, perché di fondo a me interessa il parere solo delle persone che amo. E mi interessa anche quando le persone mi dicono cose costruttive per la mia vita. Il fatto che tu mi dica che sia brutta, ma il fatto che me lo dica anticipato con una parola che comunque è anche abbastanza volgare, fatelo dire che se sei un uomo, mi dispiace per te, che il nome era di un uomo, se sei una donna che è dietro il nome di un uomo, ancora peggio. Ma in generale, se sei una persona che scrive questo, sappi che se incontri una persona come me, a me non me ne frega proprio niente, ok? Anzi, io avrei voluto rispondere e non ho capito perché YouTube non me lo fa comparire tra i commenti. Io non ho mai fatto selezioni quando ho creato il canale, non ho mai fatto selezioni di mettere o non mettere, sinceramente. Però forse YouTube lo considera, proprio per la parola che c'è prima, come affermazione non idoneo. Ecco perché ti metto la foto, spero me la faccia mettere il... mentre monto, ecco. Però dico, cioè, se lo dice una ragazza, una ragazzina magari, no? O una persona in generale che ha una personalità molto fragile, o che in quel periodo di vita si sente davvero una schifezza ed è lì per crollare, cioè, reputati abbastanza una persona che è responsabile di ciò che dice, ecco. E poi io dico, ci sta tantissimo che nessuno, non possiamo piacere a tutti, ok? Ci sta tantissimo che le cose non ci piacciono come gli altri le fanno. Ci sta il fatto che tu dica, sai, io lo faccio così perché penso sia meglio, ok? Ma non ci sta la licenza gratuita di accusare gli altri o di etichettare gli altri secondo dei canoni di bellezza che c'hai tu, ok? Perché ciò che per te è bello o è brutto, per me, per altri, non lo è. Quindi io penso, facciamo attenzione, educhiamoci al fatto che se nella vita abbiamo i nostri problemi, abbiamo le nostre frustrazioni, andiamole a, non so, smaltirle menando dei pugni contro un sacco di box, ok? Andiamo a correre e camminare, così facciamo anche bene al nostro corpo, ok? Andiamo a farci una giornata in un centro benessere così ci distendiamo mente e corpo, perfetto, ma non andiamo a scrivere veramente cose inutili sotto i video. Il mio non è niente, cioè a volte vedo dei commenti sotto alcune, soprattutto quando le persone hanno molto seguito, degli attacchi gratuiti e insensati secondo me, perché che tu dica quanto sei brutta, cioè Dove c'è la costruzione di qualche cosa fra me e te, o per te stesso o per me? Non è costruttivo per niente, se non il fatto che comunque la tua frustrazione la vai a smaltire in questo modo.
mi dispiace per te, sinceramente. Oh. Io pure a volte mi sento frustrata perché ci sono situazioni in cui mi ci ritrovo e non ci vorrei essere, oppure ci sono situazioni molto difficili da affrontare per me e provo frustrazione, ma la mia frustrazione la cerco di smaltire dedicandomi a cose da fare. Esempio, smonto la casa, no. La casa, ma non le persone. Perché, ecco. Facciamo attenzione, non sai mai chi hai di fronte. Sono contenta che mi trovi brutta, però vuol dire che perlomeno almeno mi hai visto, mi hai osservato. Non è che dobbiamo piacere a tutti alla fine, secondo me, quindi va benissimo così. E poi sappi che manco io mi ci vedo bella, tant'è che ogni volta vedo sempre le imperfezioni nuove. Però fortunatamente sono amata, e sono amata tanto. E quello che io non riesco a vedere con i miei occhi, gli altri riescono a vederlo per me. E non parlo solo di Daniele, che è scontato, no? O della mia famiglia. Parlo di tante altre persone che mi conoscono. Quindi, detto questo, boh, raga, andate a correre che è meglio. Dedicatevi a cose belle e produttive per la vostra vita. D'altro canto, però, grazie a Dio, c'è gente invece molto bella che anche quando chiede un consiglio te lo dà. Esempio pratico, io oggi ho chiesto a Carmen del canale Carmen C. Punto, che sarebbe comunque Carmen semplicemente me, la trovate anche su Instagram. Lei comunque ha un buon seguito e io la piccolina gli ho chiesto un consiglio, ho detto guarda Carmen vorrei un consiglio da te, ho visionato due macchine fotografiche, una volta che faccio un minimo di spesa vorrei creare dei contenuti molto belli da vedere, quale devo prendere? E lei mi ha detto la differenza fra le due macchine, ma non solo mi ha detto questo, mi ha detto che lei le ha utilizzate e le sta utilizzando, quale secondo lei per un tipo è meglio, cioè ha investito del tempo, ok? Questa è la bellezza della condivisione, questa è la bellezza quando incontri persone che comunque potrebbero anche sbattersi innanzitutto di quello che chiedi, che non è una sciocchezza, infatti quello che mi diceva lei, tutti pensano che quello che noi facciamo è una sciocchezza, in realtà ha un valore ben importante. Per lei YouTube è proprio un lavoro, giustamente, così come per me al momento ovviamente non è che io lavori con YouTube, però ti posso dire che lo prendo come impegno, nel senso quando mi metto a creare contenuti ci impiego quelle 2 ore al giorno, 3 ore al giorno, io le dedico a questa cosa, come se dovessi sedermi alla scrivania a lavorare per l'ufficio, ok? A volte mi sveglio prima, a volte mi corico dopo, a volte ci investo il weekend. Perché non la trovo una cavolata? Ci vediamo, se no altro che lavorare, qua ci vuole. Sono 18:30 e ho manco mezz'ora. Perché io parlo, parlo e poi è che mi piace parlare, mannaggia. Diciamo test dopo così. Eccomi qua, siamo arrivati alla fine di questo vlog, la porta è chiusa. Io sto andando a sbrigare le cose della mia giornata che è appena iniziata. Vi saluto e soprattutto spero non sia lungo questo video perché proprio ieri sera ho parlato con un'amica, perché è vero che siamo colleghe di YouTube perché entrambe facciamo questa cosa. Lei ha il canale che si chiama Maggie Phil, la trovate come Maggie Phil. Vabbè, scrivo sotto il link perché ogni volta mi confondo. Lei è un'amica perché ci sentiamo privatamente nella quotidianità e Maggie mi ha detto: Vale, io non mi capacito come fai ad avere pochi iscritti perché fai dei contenuti, ti metti a lavorare così tanto, sono belle anche le riprese. Allora vuol dire che forse devi migliorare sul fatto di parlare, magari parli tanto, perché lei giustamente dice: ogni tanto non ho tempo neanche di seguirti perché sono lunghi i video. Maggie c'ha ragione, io prendo il consiglio perché ogni consiglio, quelli costruttivi, lo faccio mio. Così come ho fatto mio anche quello di Carmen, è una cosa molto bella questa secondo me. Quindi direi che vi saluto, ok? Vi saluto a tutti. Io ti ringrazio di essere arrivata fino a qua. Arrivata, arrivato, arrivati all people e ci vediamo alla prossima. Come sempre, buon tutto. Ricordati di iscriverti al canale se è la prima volta che capiti qui. Clicca la campanella che deve diventare scura e metti un like che fa sempre piacere. Se commenti ancora di più. Ci vediamo alla prossima. Come sempre, scialatela, nonostante tutto. A presto. Ciao ciao!